Anche nel comune di Monte San Savino sono scesi in campo gli ispettori ambientali contro i furbetti della raccolta differenziata. L'amministrazione comunale ha infatti incaricato per gli anni 2018-2019 gestione ambientale, società del gruppo aziendale di Aisa Impianti, di svolgere l'attività di ispezione ambientale sul territorio comunale. Monte San Savino è stato il primo comune che è partito con la raccolta differenziata porta a porta, ha ottenuto dei risultati importanti. Quest'anno siamo arrivati per la prima volta a un abbassamento della tariffa che è oltre l'8,5%. Il risultato del 70% di differenziata indica che il 90-95% della popolazione sta facendo la raccolta differenziata e la sta facendo bene. Purtroppo abbiamo ancora alcune piccole zone che sono oggetto di abbandoni, di piccole problematiche, e la figura dell'ispettore ambientale è fondamentale per tenere sotto controllo queste piccole problematiche del territorio che vanno gestite e vanno corrette. Gli ispettori dunque dovranno verificare e monitorare tutte le fasi della raccolta. La correttezza del conferimento deve essere monitorata e laddove non c'è un conferimento corretto, da una parte ci sarà un'attività di informazione presso i cittadini e laddove si trovano dei reati vengono segnalati alla Polizia Municipale. Il cittadino avrà solo benefici da questo tipo di attività, non ci saranno aumenti di costi di servizio per il semplice fatto che la funzione principale dell'ispettore è proprio quello di verificare se il servizio ha il giusto costo. Noi sappiamo che la quotidianità dei costi che si sommano in un servizio di raccolta di lettezza urbana deve essere verificata quotidianamente, altrimenti l'esempio classico è quello dell'abbandono del rifiuto accanto al punto di raccolta, che verrà dato un costo in più al comune che poi lo riverserà un'altra volta sulla tariffa. Quindi il controllo tra gestione del servizio e comportamento del cittadino è la funzione principale dell'ispettore ambientale, sempre finalizzato all'abbattimento dei costi.